Buonasera amici telespettatori, bentrovati a Ospiti di Antonella. Questa sera abbiamo un ospite di rilievo e ho il piacere di avere con noi il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il dottor Piero Mauro Zanin. Buonasera. Benvenuto. Antonella, buonasera a te, a tutti i tuoi ospiti e l'amico Daniele. Ciao e presidente, buonasera Mauro. Presidente Mauro? Sì, Mauro. Mi chiamano Mauro. Presidente Mauro, una laurea in architettura, un master post laurea in project management. Sì. Cosa l'ha portata a proseguire poi la sua carriera in una realtà che l'ha discosta dalla laurea iniziale, da questo desiderio di creare qualcosa a livello di architettura, appunto? Ma diciamo che la passione nasce dentro, insomma, nel senso che io credo che la politica sia un po' ecco, una vocazione, nel senso che il coinvolgimento, lavorare in team, in squadra, cercare di creare in qualche modo concretamente, magari attuare quelli che sono i progetti, i programmi, insomma è un po' anche la missione dell'architetto. Ecco. A me nasce dall'esperienza del paese dove ho vissuto, a Talmassons, dove c'era, come sempre succede, un grande sindaco, un amico che si chiama Rinaldo Paravano, che purtroppo è morto da alcuni anni, che puntò su dei giovani. Lui divenne sindaco, ma pretese di avere una giunta di giovani, studenti, insomma gente che avesse un po' uno sguardo un po' più lungo, e mi chiamò nella sua giunta dandomi proprio la responsabilità, la pianificazione territoriale, edilizia privata. Io mi stavo laureando in architettura, proprio mi mancava un esame in quel periodo, e da lì nasce quindi avere la possibilità di mettere in pratica quello che stavo studiando dal punto di vista di un'amministrazione seppur piccola ma molto dinamica. E da lì poi, insomma, contemporaneamente diciamo così, la mia passione politica si concretizza anche in un percorso culturale, sociale, personale che ripercorrendo la dottrina sociale della Chiesa, il periodo in cui usciva la Centesimus Annus, mi avvicinava a un partito che interpretava in quei momenti questa idea, questi ideali, questi valori, la Democrazia Cristiana, e quindi in quegli anni anche all'interno del partito entro nel comitato del comune, come succedeva, c'era una prassi, c'era una pratica, voglio dire, di avvicinamento. E comincio anche lì a frequentare, diciamo, i giovani di quel movimento, divento delegato provinciale del Movimento Giovanile della DC, per arrivare poi negli anni 92-93 alla direzione nazionale di quel partito, che poi dopo crolla, insomma, e poi da lì, tra l'esperienza amministrativa, l'esperienza politica, mi avvicino alla provincia dove sto 11 anni, con ruoli di sia esecutivo, ricopro l'assessorato all'ambiente col compianto avvocato Giovanni Pelizzo, presidente della provincia, poi per due mandati con Marzio Strassoldo sono il capogruppo, diciamo, della maggioranza, e, insomma, poi torno nel mio comune, faccio 9 anni il sindaco e adesso da 3 sono presidente del Consiglio regionale. Insomma. Democrazia Cristiana, Lista Civica, Forza Italia, e questo è il percorso politico. Qual è la differenza grande, enorme, che esiste fra queste tre forze politiche? Ma diciamo che la Democrazia Cristiana era un partito interclassista, era un partito che basava, diciamo così, la sua proposta politica sia a livello comunale ma anche a livello più ampio su quella che era una visione di attenzione anche agli ultimi, ma attraverso una politica di mercato, insomma, non c'era. Era una visione che poi si è risultata tutto sommato vincente rispetto all'altro modello, che era quello dell'economia statale propugnata, insomma, dai partiti di sinistra. Poi sappiamo bene, a fine degli anni 90 la bufera di Tangentopoli spazza completamente via la prima politica, che onor del vero aveva qualche problema a livello nazionale, non credo che, almeno io a livello locale,
di piccole realtà, invece devo dire che è stato quello di quei partiti, non solo la Missione Cristiana ma anche gli altri, una palestra straordinaria, perché far politica è un mestiere complicato, ci vuole competenza. Non è vero quello che si dice, che uno vale uno, perché bisogna che poi chi ha una responsabilità abbia una capacità. Io faccio il passaggio, nasco i nuovi partiti, negli anni 90, nasce inizio anni 90 la Forza Italia, eccetera. Io però prima di fare questo faccio un passaggio su una lista civica, la lista proprio che supportò il secondo mandato del presidente Pelizzo in provincia. È una civica... Presidente Pelizzo che riconosce che grazie a te riesce a raggiungere la presidenza della provincia, certo, del Consiglio provinciale. In quella fase lì lui usciva dal presidente della provincia e fu fatto fuori, come succede, perché la coalizione che faceva parte del suo partito sceglie un altro, Ivano Strizzolo, esatto. Mi ricordo, e c'è la contrapposizione tra Strizzolo del centro-sinistra e il cavalier Melzi del centro-destra. E noi ritenevamo che quell'esperienza che ha fatto il presidente Pelizzo fosse un'esperienza di popolo, un'esperienza di comunità ancora viva, e presentava un terzo polo, fu la prima volta, siamo negli anni del 99, presentiamo una lista civica, la lista Pelizzo. Senza quel terzo polo Melzi non avrebbe vinto. No. Infatti al primo turno noi ottenemmo quasi 30.000 voti, insomma, in provincia di Udine, quasi il 10%. Per una compagine appena formata, tanti amministratori, tanti giovani, e Melzi non riuscì a vincere il primo turno, andò al ballottaggio, e in forza poi dell'accordo che viene fatto politico al ballottaggio, Melzi vinse, e con quella scelta Pelizzo fece il presidente del consiglio provinciale, poi il presidente della zona industriale Ossacorno, e noi rimanemmo in qualche modo in politica. E poi nel 2001, invece, quando poi questa esperienza civica finisce, entro in Forza Italia, al momento in cui Forza Italia aderisce al Partito Popolare Europeo, che era la famiglia europea dove si trovavano gli ideali anche della Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana faceva parte del Partito Popolare Europeo, Forza Italia entra nel Partito Popolare Europeo e io aderisco a quel partito e torno in provincia nel 2001 con strassoldo fino al 2008. Antonella, ferma il Presidente, perché il Presidente altrimenti... Ma è un piacere ascoltarlo, è come una fiaba sì, della buona notte. Se lo fermo io poi si arrabbia, te invece non si permette di arrabbiarsi. In generale, comunque, chi è stato l'avversario più temuto? Ma io, ecco, a me piace ricordare più quelli che mi hanno aiutato, poi dirò anche l'avversario. Io ho dei maestri, dicevo prima il cavaliere Renato Paravano, sindaco di Talmasons dal 90 al 95, che mi ha introdotto, sicuramente Adriano Biasutti, che credo io, a cui ritengo una delle persone di grande visione che hanno avuto che ci ha avuto questa regione, di fatto colui che ci ha consentito, insieme a Comelli prima, di passare da un'economia di carattere rurale, agricola, a un'economia invece terziaria, industriale, della manifattura avanzata. E poi a seguire ho avuto un ottimo rapporto anche con Strassoldo, ho avuto la fortuna di incontrare persone di qualità, di spessore culturale, ecco, che mi hanno trasmesso anche l'avversario più temuto, Antonella? Ma l'avversario più temuto, ne ho avuti tanti. Diciamo che due, ecco. Quando ero in consiglio provinciale a Udine, primo mandato Strassoldo 2001-2006, in regione avevamo uno che si chiamava Riccardo Illy. E devo dire che in quella fase, grazie al professor Strassoldo, ma grazie a quella provincia, noi eravamo gli antagonisti di quella regione. Io chiamavo Illy il faraone, perché aveva un approccio molto decisionista nei confronti da noi, invece, che eravamo più abituati alla mediazione, a trovare un compromesso, insomma, alla fatica di trovare un punto di caduta che accontentasse il più possibile la gente, quindi riconciliare il bene comune. Secondo avversario? Il secondo avversario è nel periodo 2013-2018, quando da sindaco di Talmasons, al secondo mandato, insieme ad altri amici, organizzammo una resistenza nei confronti della Serracchiani, in questo caso, che è il secondo avversario, che ha stravolto il sistema territoriale di questa nostra regione, per cui abrogando le province ha di fatto, per quanto riguarda la provincia di Udine, reso debole il Friuli, perché la provincia di Udine rappresentava in qualche modo la casa di tutti i friulani, ha tolto a noi la casa, e su questo, e aveva anche in qualche modo, in modo anche l'imperativo, obbligato i comuni a fondersi, insomma, a fare delle scelte obbligate che andavano nel senso di un centralismo oggi regionale. Oggi un dato di fatto, Friuli Venezia Giulia è l'unica regione che non ha le province in Italia. Noi abbiamo combattuto con 80 sindaci quella volta, quindi fu una battaglia importante contro una presidente decisionista anch'essa, quindi che sapeva usare il potere, voglio dire. Se fossi anche obbligato a invitare a cena Serracchiani o Illy, chi inviteresti? Illy, adesso come adesso Illy. Illy perché...
perché finite la cena col caffè. Perché finiamo la cena col caffè e perché poi insomma Ili è comunque una persona che ha anche una visione di carattere imprenditoriale. Credo che da una discussione con lui possa io uscire più arricchito. Insomma, Serracchiani è un politico tutto tondo, quindi insomma su quello diciamo siamo più simili. Nonostante tutto questo, ci dica comunque qual è il suo miglior pregio e il suo peggior difetto. Ma il pregio credo di essere uno che lavora, cioè nel senso sono uno che ascolta, uno che si confronta, poi assumo le mie responsabilità fino in fondo, però ecco cerco, proprio per quell'insegnamento che mi è stato dato, che bisogna in qualche modo cercare il bene comune. Diceva De Gasperi che non bisogna far politica per il consenso immediato, ma per dare una prospettiva alle future generazioni, cioè la politica deve cercare il bene comune. Ecco, su questo, per cercare il bene comune sicuramente bisogna ascoltare anche gli altri, non si può innamorare delle proprie idee. Il difetto, cioè, molte volte, insomma così, sono un po' tranchant su alcune valutazioni, insomma, e su questo forse devo ancora migliorare, nel senso che cioè bisogna che dappertutto e da tutti c'è qualcosa di buono da prendere, non so come dire, quindi insomma ecco, magari essere un po' diciamo così accomodante in alcune posizioni. Presidente Zanin, veniamo al presente. Noti in Fedriga, l'attuale presidente della regione, un piglio che ricorda per certi aspetti Biasutti? Diciamo sono due persone completamente diverse, in due epoche diverse e due generazioni diverse, perché io Biasutti l'ho conosciuto nella fase matura da presidente della giunta regionale che stava finendo, poi diventò parlamentare, cioè, quindi era maturo fatto. Il presidente Fedriga cioè la prima esperienza, ecco, devo dire che sono comunque due persone positive, quello sicuramente, cioè con il presidente Fedriga si lavora molto bene, è una persona lavora, si vede insomma che ha un'attenzione verso la comunità regionale, cioè uno che vuole bene ai cittadini di questa regione e cerca di metterlo in atto. È anche uno che ha lasciato, insomma, distante da alcuni toni diciamo un po' più provocatori che ha il partito in cui milita, che è la Lega, no? Dove magari si lanciano diciamo, questioni un po' di riferimento, come non so, il sovranismo, situazioni. Ecco, il presidente Fedriga è più uomo da istituzioni, almeno diciamo così in questa fase. C'è in cui una concretezza che forse sì, un po' ecco, lo accomuna. Ecco, diciamo che sono insieme a Biasutti persone pragmatiche, concrete, sono persone che vanno al fisso e quando assumono, magari ci pensano leggermente prima, però una volta che assumono una decisione, sono convinti di quella decisione e poi sono anche capaci di realizzarla, che insomma che è una dote, dicevo prima, nel momento in cui serve competenza, dopo un periodo in cui la politica è stata un po' così, tirata per la giacchetta di qua e di là, senza concretezza reale, ecco, loro sono due persone concrete. Presidente Mauro, come si vede tra 10 anni? Beh, intanto, non dico non so. No, ecco, io insomma, fra 10 anni mi vedo dove gli elettori vorranno pormi, nel senso che io non credo di aver finito ancora, diciamo, dare ancora. Cioè, nel senso mi sento, io sono al primo mandato in Consiglio regionale, mi sento di poter dare ulteriormente un contributo, ecco, mi piacerebbe. Quindi fra 2 anni ti ricandidi? Credo di sì, cioè se ci sono le condizioni, la volontà è quella insomma di candidare almeno per un altro mandato, quindi fra 10 anni ma fra 5 sicuramente mi vedo ancora nella possibilità di dare qualcosa a questa politica. E questa poi c'è regione. Roma, c'è il Parlamento. Sì, però quello è un po', bisogna vedere, adesso hanno ridotto, insomma bisogna capire, però insomma, anche quella è una, cioè sarebbe, ecco, io ho fatto, diciamo, ho avuto la fortuna, devo dire, grazie al consenso, a tanti amici che mi stanno intorno, insomma, ad avere delle bellissime esperienze, anche tutte abbastanza apicali, perché io ho fatto il sindaco di un comune, ma ho fatto il sindaco, ho fatto il capo di una maggioranza in provincia, ho fatto l'assessore in provincia, adesso sono presidente del consiglio regionale, insomma, sono stato premiato, ecco, devo dire che se mi guardo indietro sono contento di quello che ho fatto, ma mi sento ancora di poter, ecco, dare un contributo, quello che gli amici, gli elettori mi consentiranno di dare. Se non vivesse in quest'epoca, in quale epoca le sarebbe piaciuto bella vivere? Bella domanda. Ma a me, io sono uno che è un appassionato di storia, e sono uno che tra i pochi, insomma, anche se adesso vedo che recupero, che a cui mi piace moltissimo il periodo del Medioevo, che non è vero che siano i secoli bui.
ma non secoli nel quale l'idealità, nella quale l'onore, nella quale la dignità erano valori fondamentali e nella quale c'era una ricchezza, una ricerca che poi ha dato frutto a cose straordinarie negli anni successivi, che si chiama Rinascimento, quindi voglio dire, no, espressioni artistiche sublimi, che sono frutto però sicuramente di una coscienza, di una competenza, di un approfondimento spirituale che nasce in quei periodi lì. Quindi mi piacerebbe vivere nel Medioevo, essere magari, voglio dire, ecco, un riferimento di una piccola comunità, non grandi eroi, non grandi, però insomma, ecco, poter gestire e confrontarmi con una realtà di quel periodo mi piacerebbe. Noi registriamo al Palasport di Cividale, adesso c'è anche la Gesteco, la squadra di basket che sta per allenarsi, magari in sottofondo sentiremo forse qualche pallone che batte, eccetera, perché questa è la location messa a disposizione giustamente da BHTV. Qual è il tuo rapporto con lo sport, Mauro? Diciamo molto buono, ecco, Talma Sons, da quando sono stato sindaco ho avuto la fortuna di avere una squadra in A2 di volley femminile, abbiamo sempre investito molto sul volley per le nostre ragazze, è un movimento che coinvolge centinaia di ragazze e di bambine e ha avuto un risultato in A2, ma anche con la squadra della Gesteco, devo dire, con l'amico Davide Michalic ho un ottimo rapporto, sono stato uno che insomma lo ha spronato, lo ha sostenuto nel momento in cui è cominciato questa nuova avventura e quindi insomma lo sport è qualcosa che mi ha visto sempre, anche voglio dire, magari solo da tifoso, però insomma ecco sempre molto presente e molto vicino alle realtà locali, ecco, le realtà locali del nostro straordinario Friuli. Qual è il libro che le ha cambiato la vita? O il film? Ma diciamo che il libro che proprio, se devo dire, che mi ha cambiato la vita, io ho letto proprio in quel periodo in cui stavo avvicinandomi alla politica, Tutte le storie d'Italia di Montanelli, è più di un libro, sono 12, 14, tutta la storia d'Italia scritto con Mario Cervi, eccetera, l'ho letta tutta, e anche per capire, visto che insomma, cercavo di entrare nel pubblico, nella politica, visto che poi noi siamo frutto di quello che è successo prima, di capire cosa è successo prima, e l'ho letta tutta. Lei ha a disposizione un solo desiderio per il genio della lampada. Che desiderio esprimerebbe? Ma in questa fase mi piacerebbe che questa pandemia, che ci ha duramente colpito, ci ha limitato nella libertà, ecco, ci consenta nel futuro anche, consenta di trasformarsi in un'opportunità. La società cambierà, non sarà come quella di prima, e mi piacerebbe che le condizioni per i nostri figli, per le nostre comunità siano migliori, una società più solidale, una società più innovativa, una società che ponga anche, voglio dire, la qualità dell'ambiente al primo posto. E il Friuli credo che abbia molte carte da giocare in questa nuova, io l'ho chiamata la terza ripartenza dopo quella del secondo dopoguerra e del terremoto, credo che possa esserci una ripartenza e l'auspicio è che questa porti soddisfazione alle future generazioni del nostro Friuli. Tu hai tanti figli, Mauro, quanti ne hai? Ricordiamo, ne ho 5. 5, quindi non pochi, e 5 sono tanti. Una squadra, una squadretta, eccetera. Come hanno vissuto questi periodi di lockdown, di pandemia, e come stanno vivendo adesso la vita con una situazione, appunto, come giustamente hai detto tu, di ripartenza? Ma diciamo che diciamo i più grandi, cioè io ne ho adolescenti e anche ormai giovani, frequento l'università, ho due sensazioni. La prima, credevo nel momento in cui del lockdown ci fosse una certa resistenza a tenerli chiusi in casa, invece ho visto che si sono adeguati meglio di noi, forse anche perché loro sono frutto di una generazione che vive più forse con i social, quindi meno col rapporto che avevamo noi invece della compagnia, di stare fuori con le amiche, con gli amici, eccetera. Quindi questo mi ha lasciato un po' meravigliato, il fatto che abbiano accettato abbastanza bene il fatto. Ecco, adesso credo che però vedo anche nei miei figli c'è la volontà comunque riprendersi in mano la propria vita, anche se li vedo che vanno in qualche modo aiutati, perché tanto tempo di isolamento, comunque di limitazioni, ha influito negativamente, ecco, sulla loro capacità, sulla loro relazione, sull'empatia, devo dire, no? Ecco, sulla capacità di intercettare anche le vibrazioni che vengono dal prossimo. Ecco, su questo credo che i nostri giovani in generale debbano essere aiutati. Secondo lei, appunto, di cosa c'è bisogno adesso in Friuli, Venezia e Giulia? Che messaggio vorrebbe lanciare ai giovani che magari si vogliono lanciare in un'attività imprenditoriale o
a sviluppare qualche startup, qualche progetto? Di essere proattivi, si dice, no? Cioè di non farsi, di non sedersi ad aspettare che l'opportunità passi di fronte, cioè bisogna va colta, le opportunità ci sono, come sempre ogni crisi dà anche delle crisi, vuol dire proprio dare opportunità, no? È una cosa che si rompe, per cui possono nascere nuove opportunità, nuove occasioni, e quindi di coglierle perché ce ne sono, di guardare sempre con fiducia al futuro e con speranza a quello che loro possono fare, perché le energie che ha un giovane sono energie straordinarie, infinite, che anche loro magari non conoscono, di cui anche noi abbiamo bisogno. Io credo molto in un apporto dei giovani per questa terza fase della ripartenza, perché poi dopo noi dobbiamo dargli gli strumenti per, ma poi gli attori concreti di questo nuovo fine San Giulia devono essere loro. Io credo fortemente in una nuova classe dirigente. Da ultimo, Presidente Zanin, amico Mauro, Friuli Venezia Giulia, questa nostra bellissima regione, questo lembo di terra, senza ricordare Nievo, questo pezzetto di terra che secondo me funziona e funziona ancora molto bene. Qual è il tuo sogno per il futuro del Friuli Venezia Giulia? Cosa auguri alla regione che ti vede in uno degli incarichi più rilevanti, quello di Presidente del Consiglio regionale? Ma io credo che dovremmo riuscire anche in questi prossimi anni a tracciare e vincere alcune sfide che altrimenti rischiano di essere delle zavorre della nostra regione. La prima è quella demografica, cioè abbiamo la necessità di vincere l'inverno demografico, non solo aumentando le nascite, ma anche essendo attrattivi di famiglie giovani con figli e che possono in qualche modo soffermarsi sul nostro territorio. E l'altra cosa è che vanno attivate tutte quelle sviluppi economico-sociali per riattivare l'ascensore sociale. Cioè io credo che l'ascensore sociale della nostra regione si sia un po' fermato, cioè le condizioni dei nostri figli non sono migliori, nel futuro rischiano di essere migliori di quelli dei genitori. Noi avevamo invece condizioni di sviluppo per cui avevamo sempre progresso. Ecco, va riattivato l'ascensore sociale, e per fare questo bisogna, come dicevo prima, dare a loro la responsabilità di essere attori principali anche del proprio futuro. Ecco, se risolviamo il problema demografico e riattiviamo l'ascensore sociale, credo che avremo fatto, come diceva all'inizio, diceva De Gasperi, del bene per le future generazioni, non per il consenso del domani. Un'ultima domanda, poi la dobbiamo salutarci. A meno che non andiamo a giocare a basket anche noi. Potremmo andare, potremo. Volentieri. Descriva Piero Mauro Zanin in una parola o un aggettivo. Ma devo dire, una parola non è facile, no? Affidabile, ecco. Affidabile. Era quella che volevo suggerire. Allora, con questa bellissima parola che ci regala il Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin, vi salutiamo, la ringrazio. Grazie tantissimo per essere stato nostro ospite. Anzi, spero che avremo occasione di rincontrarci magari anche con una partita. Grazie Daniele anche a te per essere grazie il nostro Antonella. Ospite. Grazie amici telespettatori, arrivederci alla prossima puntata e buona serata.